Oh raga, com'è? Iscrivetevi al canale di Lolo oppure vi vengo a prendere. Ok? Milan, ciao a tutti fratelli e sorelle, ciao ciao ciao, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Allora, passato bene questo fine settimana? Io, come vedete, in questi fine settimana di periodo di mondiali non sto facendo i video, cerco di godermi un po' la famiglia, visto che poi per tutto l'anno siamo insieme, sia i sabati che le domeniche, partite e non partite. Quindi in questo periodo mi sto godendo un po' i fine settimana con le mie famiglie, ma qualcosa sta succedendo, ragazzi, sia sotto l'aspetto Milan che sotto l'aspetto di altre notizie. Infatti mi sono segnato la prima notizia di cui voglio parlare con voi è questa qua, che non ce ne frega niente, nel senso, tra virgolette, però è giusto anche riportarla. La notizia di esattamente 4 minuti fa. Marca riporta che Cristiano Ronaldo dal 1 gennaio giocherà al Nasr. Vi ricordate che ne abbiamo già parlato settimana scorsa, con un incredibile contratto da 200 milioni di euro a stagione, divisi tra stipendio e sponsor. Beh, ragazzi, cifra che, come vi ho detto l'altra volta, no, non sta né in cielo né in terra, cifra veramente completamente fuori da ogni logica. Buon per Cristiano Ronaldo che si porta a casa, insomma, questa cifra incredibile. Ma veniamo a parlare ovviamente di noi, ragazzi. Ma che mondiale sta facendo Olivier Bomber Vero, ragazzi. Ieri ancora in gol, ieri che tra l'altro ha fatto il gol anche di rovesciata che poi gli è stato annullato. Insomma, raga, veramente complimenti a Oliviero Bomber Vero che sta facendo veramente un mondiale da Bomber Vero. La Gazzetta dello Sport questa mattina assegna i voti ai nostri due rossoneri. Il primo è Oliviero che prende 7,5, terzo gol in Qatar per andare oltre Henry, sovrano del gol nella storia della nazionale francese con 52 gioie. E partecipa. Vabbè, insomma, pure al raddoppio. Teo Hernandez invece 6. Allora, ieri l'ho vista la partita. Diciamo che ieri Teo non ha fatto tanto il Teo Hernandez. Ma chi è? Infatti, vi leggo il voto della Gazzetta, poi vi spiego. Lontano dalla miglior versione milanista, non si capisce se per difficoltà o per ordine di scuderia. Ovviamente per ordine di scuderia. Uno spreco vederlo così frenato e non accanto all'esplosivo Mbappé. Diciamo che il Teo Hernandez in versione nazionale sta facendo poco. Il Teo Hernandez che tutti noi conosciamo è un giocatore che sta giocando molto indietro, un giocatore che sta giocando molto abbottonato. E devo dire che ieri è stato, appunto, come dice la Gazzetta, un po' uno spreco. Perché avere un giocatore come Teo, ma dirgli praticamente di non attaccare mai, è un po', appunto, è un po' uno spreco. Però bene, bene entrambi. Comunque stanno giocando bene. Sono contento sia per Oliviero che per Teo. Infatti, per quanto riguarda Oliviero, questa mattina la Gazzetta dello Sport si dice, scrive questo e titola: Giroud, pronto il rinnovo con ritocco d'ingaggio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giroud, recordman con la nazionale francese, è pronto a rinnovare con il Milan. E ieri lo ha ribadito. Lui, gli hanno chiesto, no, gli hanno fatto questa domanda e lui ha detto: il futuro con il Milan, sapete che cosa penso su questo? Sono concentrato sul mondiale. Comunque, quando tornerò, parlerò sia con Paolo che con Ricky. Che tra l'altro, sia Paolo che Ricky partiranno con la squadra per il ritiro con la squadra. E poi qualcuno dice che andranno a vedere, insomma, le fasi finali di questo mondiale. Giroud potrebbe attirare l'attenzione di qualche grande club, ma il legame con il Milan va oltre i soldi. Rinnoverà fino al 2024 con stipendio ritoccato rispetto ai 3,2 milioni di euro lordi, attenzione, che prende, anche perché il Milan, tra l'altro, può usufruire del decreto crescita. Beh, direi che Oliviero se l'è ampiamente meritato questo rinnovo, sia per quanto fatto l'anno scorso con il Milan, sia per quanto fatto in questo mondiale. È importante avere, ragazzi, l'avete visto anche in questo mondiale, è un attimo una riflessione che mi sento di dovervi portare. L'avete visto anche in questo mondiale quanto è importante avere un 9 di ruolo. È un po' un ruolo che sta un po' scomparendo, cioè è un po' un ruolo che nell'ultimo periodo tante squadre, tante nazionali, ma anche tante squadre di club stanno facendo molta fatica a trovare un 9 di ruolo. E anche noi, ragazzi, è inutile che ci nascondiamo, no, dietro a un dito.
anche il Milan ha bisogno di un 9 di ruolo, qualcuno che faccia gol. E in questo momento non c'è solo una poca disponibilità nel campionato italiano, ma c'è proprio una poca disponibilità di giocatori, il vecchio numero 9, poca disponibilità anche proprio a livello globale. Ma ieri ha parlato Mister Pioli, ragazzi, quindi adesso andiamo in sigla e poi vi devo parlare di Mister Pioli, poi parliamo di Kodioglu, vi spiego, ovviamente sarà il titolo di questo video, poi vi devo parlare di Furlani e poi vi devo parlare del marginalmente di cosa sta succedendo anche nell'inchiesta della Juve, perché sono state tirate dentro, notizia anche questa di 3-4 minuti fa, sono state tirate dentro anche altre squadre. Andiamo ovviamente, per non ce ne frega niente, però andiamo comunque a dare uno sguardo. Prima di andare avanti, ragazzi, pollice in su questo video, iscrizione al canale, dai che manca veramente poco. L'altra volta avevo detto che mancavano 20 iscritti al canale per arrivare a 20.500, adesso ne mancheranno circa una decina. Quindi dai ragazzi, iscrivetevi, non costa assolutamente nulla, supportate il lavoro del vostro amico Lollo e soprattutto siete contenti come lo smile qua sulla mia felpa. 1, 2, 3, sigla. Oh, ha parlato Mister Pioli. Allora ragazzi, ieri alle 23 ha parlato Mister Pioli a Sky Calcio Club. Gli hanno fatto un sacco di domande, cioè se dovessi parlarvi di tutte le domande che gli hanno fatto ieri al mister ci vorrebbe un video di 25 minuti solo per quello. Comunque dice, gli chiedono, ve le butto lì, no, delle notizie importanti, meglio che vinca il mondiale o che torni prima, lui dice, il mister dice, ovviamente riferito ai giocatori che giocano in nazionale, lui dice, meglio allenare giocatori felici, perché tipo Kier è tornato e non è tornato felice, è deluso e ci vorrà un bel po' di tempo per superare, insomma, questa cosa. Leao gioca poco. Attenzione ragazzi, perché questa storia che Leao non solo è diventato la prima riserva di Joao Felix, adesso addirittura Rafa è diventato la riserva della riserva. Nella mia visione globale, questa cosa qua penso che possa fare bene a lui, sia a lui ma fare bene anche al Milan, cioè per riportarlo nella dimensione reale, anche chi gestisce, no, insomma, gli interessi di Rafa, riportarlo un po' a quello che è la sua dimensione reale. Cioè quando vediamo giocare Mbappé, vediamo giocare ad un giocatore che fa completamente la differenza sui palcoscenici più grandi mondiali. Rafa Leao oggi quella cosa lì non la può fare, quindi secondo me li fa bene a Rafa cercare di ridimensionarsi, capire di essere un giocatore importante, ma è importante che capisca che il suo processo di crescita non è ancora finito. Gli chiedono a Mister Pioli, Leao gioca poco, e lui dice, i giocatori hanno l'obbligo di chiamarmi a fine partita per sentire come stanno. Sta giocando poco, il Portogallo ha una rosa di grande qualità, con giocatori di grande qualità, con tanta qualità. Posso sfruttare tutto a nostro vantaggio. Se lo vedi in allenamento, occhio raga perché questo è importantissimo, se lo vedi in allenamento capisci che ha un potenziale incredibile, ha grande tecnica e velocità, ha dovuto svilupparsi e capire il nuovo metodo di lavoro. Arrivava dal Lille, il Milan però è sempre il Milan, le pressioni sono diverse. Ci è voluto un bel po' di tempo, credo debba fare ancora un salto di qualità per diventare campione. Questo è quello che vi dicevo. Cioè capite, è importante che Rafa capisca questa cosa, che non è ancora pronto, non è ancora completamente maturato per andare in una squadra e diventare la stella di una squadra in Premier League. Non è ancora maturato per essere quella cosa lì. Quindi è importante, qua torniamo alla mia vecchia battaglia che oramai faccio da mesi e mesi su questo canale, che Rafa capisca che per completare il proprio processo di crescita deve rimanere al Milan e deve rinnovare al Milan, che è un po' quello che dico io, ma è un po' anche quello che dice Maldini e Massara. Alcune volte, dice il mister, a Rafa chiedo di stare largo, altre volte lo accentro, altre volte si abbassa un po' troppo. I giocatori con così tanta qualità, più stanno vicini all'area e meglio è. Quando si abbassa per cercare palla può anche essere pericoloso. A Torino ha avuto lui, Rafa, due grandi palle a inizio gol, può giocare dappertutto. Credo possa diventare ancora più forte, soprattutto nell'area avversaria. Deve migliorare ancora tanto. Ha avuto un grande processo, ma gli manca ancora qualcosina. È intelligente e disponibile. Questi giocatori devono anche avere la libertà di fare. Rafa sta ampliando il proprio bagaglio tecnico e tattico, lo vorrei più sul secondo palo. Alleluia mister, quello che diciamo sempre quando facciamo le live reaction, diciamo sempre questa, cavolo sarebbe bello se Rafa
sfruttasse il suo stare a sinistra, cercasse di sfruttarlo più per andare sul secondo palo quando arrivano i cross dalla destra, cosa che non fa mai Rafa. Infatti meno male che il mister l'ha detto, lui dovrebbe andare sempre lì e impattare di più. Ci arriveremo, dice, vabbè. Poi mi sono segnato Astori, no? Mi ero segnato una roba, aspettate che arrivo. Il fatto che Baldini sia sempre a Milanello ci aiuta, certo. Perché è una persona con un livello di conoscenza altissimo, ma soprattutto ha un DNA del Milan incredibile. Poi mi ero segnato qualcosa, aspettate, fate che è lunghissima questa qua la domanda. Ah, Charles, eccolo qua, Charles è un centrocampista che deve svariare. Lì giocava da solo nella sua vecchia esperienza, ora invece deve leggere spazi occupati da altri. Sono convinto che questa sosta possa aiutarlo. Tonali e Leao, dopo il primo anno, li lasciai con qualcosa da sviluppare. Li ho ritrovati invece completamente diversi. Quest'anno ho detto che i giocatori diversi che ho trovato sono Benasser e Messias. Mi avevano i due giocatori che mi hanno impressionato di più al ritiro. Vediamo. Poi, l'ultima cosa importante che voglio leggere riguardo l'intervista di Mr. Pioli riguarda Kalulu. Attenzione, anche qua. Kalulu è così un bravo ragazzo che sembra difficile possa avere così tanta personalità. Ha personalità e serenità e ogni tanto supera anche quei pochi errori che fa ed è per noi una grande qualità. Continua a giocare con continuità, anche nella costruzione ha più qualità e intraprendenza. Io mi ricordo tante situazioni di uno contro uno in campo aperto in cui i due centrali sono riusciti a mettere a posto le cose. Hanno caratteristiche da centrali moderni. Spiega a un certo punto Mr. Pioli quello che io vi ho detto tante volte, cioè il fatto che noi non abbiamo avuto per tanto tempo il terzino destro, perché sia Davide che Florenzi erano infortunati, addirittura anche Dest c'è stato un periodo che era infortunato, il fatto di aver dovuto rompere la nostra difesa centrale Kalulu Tomori ed aver dovuto spostare Kalulu sulla destra, qualcosina un po' ci ha tolto a livello centrale. Ma veniamo a quella che è la notizia di mercato. Ovviamente, come sapete, non può passare giornata in cui noi non parliamo di Ziyech. E appunto la Gazzetta dello Sport dice che qualche giorno fa ci sono state le dichiarazioni del padre di Kodioglu. Nell'interesse del Milan e del Napoli, parlava dell'interesse del Milan e del Napoli, e aggiunge che il giocatore del Fenerbahce in questo momento costa 12 milioni di euro, confermando la concorrenza anche di altri club. I turchi potrebbero anche aprire ad uno sconto. Kodioglu le resta l'alternativa a destra alta di Ziyech, ovviamente non possiamo non nominare Ziyech, per il quale oggi c'è l'ostacolo ingaggio, difficile che accetti di ridursi l'ingaggio, di 6 milioni di euro. Ultima cosa, quindi questa, diciamo che Kodioglu è appunto la prima alternativa a Ziyech, costa 12 milioni. L'ultima cosa che vi volevo leggere riguarda invece Furlani. Oggi partirà ufficialmente l'era Furlani in rosso-nero, che come già ampiamente riferito ed annunciato è il nuovo amministratore delegato del Milan. Dopo il restauro economico-finanziario, adesso il club deve andare sulla strada dell'aumento dei ricavi e di pari passo sull'aumento della competitività ad alti livelli. Lo scudetto della scorsa stagione è diventata la pietra sulla quale la nuova proprietà dovrà essere costruita. La nuova opera, scusate, dovrà essere costruita con Furlani, che conosce già la stanza dei bottoni e sa come muoversi. Per Gazzidis, che la scorsa settimana ha salutato tutti i dipendenti di Casa Milan, adesso ci sarà un periodo di stacco. Vabbè, scrivono che per lui ci sono state delle offerte addirittura per la Coppa del Mondo del 2026. Come vi ho detto l'altra volta e lo ripeto, Ivan Gazzidis, grandissimo uomo prima di tutto, grandissimo professionista, in bocca al lupo per quelle che saranno le sue prossime opportunità lavorative. Basta invece per quanto riguarda appunto l'era Furlani. Concordo insomma con quello che viene scritto questa mattina sui media. Adesso il passo da fare, e concludo questo video con questo ragionamento, il passo da fare adesso è completamente diverso, perché prima abbiamo lavato tutti i panni, qualche anno fa non avevamo manco i panni, poi a un certo punto avevamo tutti i panni sporchi, che non è ovviamente non nel senso che avevamo degli panni sporchi da conoscere, da nascondere, però avevamo dei panni sporchi, abbiamo lavato tutti i panni sporchi e adesso è arrivato il momento di prendere questi panni, indossare il vestito bello e andare nei grandi palcoscenici. Adesso il lavoro che deve fare Furlani, il lavoro che deve fare Redbird, è un lavoro completamente diverso rispetto al lavoro che è stato fatto da Elliot e da Gazzidis. Perché adesso, vi ripeto, i panni oramai sono stati lavati. Quindi adesso non si tratta più di lavarli i panni, adesso si tratta di cercare i bei capi lavati, metterli su, stirarli e andare a giocarsi le semifinali
di Champions League. Speriamo, ragazzi, speriamo, speriamo. Concludo, no? Qualcuno ieri mi ha detto: Lollo, ma secondo te quando vinceremo l'ottava e quando alzeremo, faremo la seconda stella in campionato, raga? Io non lo so. Però la cosa che so è che stiamo andando nel verso giusto. Cioè, questa è la dimensione corretta del nostro Milan. Poi, piano piano, adesso siamo andati agli ottavi. Magari con un po' di fortuna riusciamo anche ad andare ai quarti. Più soldi che entrano. Ogni volta che superi una qualificazione di Champions, sono 20-30 milioni di euro che ti entrano, ragazzi. Sono un'enormità. Cioè, ogni volta che noi, se noi vinciamo il prossimo turno di Champions, è come se portiamo a casa soldi che ci danno la possibilità di fare un altro mercato. Cioè, capite che se ogni anno il nostro mercato si basa su 30, 40, 50 milioni di euro, 60 milioni di euro, sapete benissimo che i budget non esistono, però per capirci. È ovvio che se tu superi il turno di Champions e ti porti a casa altri 30 milioni, ovviamente di soldi piccoli veri che ti permettono di fare dei plus di fatturato, ragazzi, vuol dire che ti puoi permettere giocatori, ti puoi permettere rinnovi, ti puoi permettere eccetera eccetera eccetera. Quindi siamo sulla strada giusta, ragazzi, sono molto felice perché siamo sulla strada giusta. Oh, Cashavit, ciao a tutti, super abbraccio, forza Milan, ma come sempre, vada via il Kirin. Ciao ragazzi, ciao!